Creare un giro di clienti buono e non essere ingordi, cosa vuol dire? Vuol dire che è meglio avere 10 clienti, 4 clienti, 5 clienti o comunque pochi clienti che ti pagano sempre, anche magari con un minimo di ritardo, magari 2 o 3 giorni e ti chiedono anche scusa, oppure che ti pagano la cifra che tu pattuisci. Tu dici io voglio 2.000 euro per 2 render, te li danno. Io voglio un iPhone nuovo perché ho bisogno dell'iPhone nuovo e ti regalano anche l'iPhone nuovo. Meglio avere un cliente del genere, che è un cliente che ti paga, magari non ti rompe le palle, magari non è così esigente come altri, è un po' un sogno di tutti. Magari ti fa anche lavorare sodo, però quello che ti fa fare poi lo fai realmente. E non essere ingordi nel dire oddio. Ho l'acqua alla gola, anche perché quando uno ha l'acqua alla gola, quando uno ha la voglia di lavorare ma non può lavorare, si sente. I clienti, le persone lo sentono. Sentono che c'è questa puzza di disperazione, di dover per forza lavorare. Poi io capisco perché anch'io ci sono passato, ero sempre lì, oddio, devo lavorare, devo lavorare, devo fare. Però quando uno inizia a essere ingordo, cioè inizia a dire mi dai 100 euro, bene, ti faccio il lavoro, lo faccio, lo prendo in qualsiasi, con qualsiasi condizione, è un problema. È un problema perché non ti porta da nessuna parte. Ti porta ad avere un fegato grosso come un pallone, perché poi sono i clienti che non ti pagano, che spariscono, che si lamentano, che ti buttano, diciamo, in situazioni peggiori e quindi tanto meglio avere dei pochi clienti e magari investire il proprio tempo, quel tempo che potremmo dedicare a questi clienti ingordi, a migliorare noi stessi. Ma migliorare noi stessi non è soltanto studiare un software, è anche magari dire, ok, miglioro la mia persona. Miglioro la mia persona facendo una passeggiata, facendo un viaggio, oppure semplicemente andando a leggere un libro che mi aiuta ad essere un passo più avanti rispetto ad altri.